Allora, prima di tutto, chi di voi è già stato a questo seminario l'anno scorso? Ok. La data all'imbasso non è un refuso. Questo seminario è stato fatto anche l'anno scorso. E mi sarebbe piaciuto non rifarlo, però disgraziatamente la situazione attuale del mercato del lavoro non è cambiata molto in meglio e quindi purtroppo il seminario è ancora attuale. Allora, quello che farò in questo seminario è cercare di condividere con voi delle esperienze in termini di... È un po' forte... di esperienze formative, appunto, di ricerca di lavoro, di composizione del curriculum, e sono solo dei consigli. Io non vi sto garantendo che facendo quello che vi dico o seguendo i consigli che vi do voi troverete un lavoro domani. Quello che mi piacerebbe fare per voi è darvi la possibilità di avere qualche marcia in più, però poi il lavoro grosso, veramente, per garantirvi un futuro dovete farlo voi. Chi sono io che vi venga a parlare di queste cose? Molto rapidamente, sono uno dei fondatori del gruppo utenti Linux, mi sono laureato in matematica nel 97 e dopo alcune esperienze di lavoro qui in Sardegna, dal 2010 lavoro a Oslo per Opera Software. Questo seminario è strutturato in questo modo. Parleremo di un progetto di vita, di una passione per la vita e di un percorso guidato da questa passione per realizzare il vostro progetto. E non stiamo facendo una riunione di un'associazione filosofica o religiosa. È una cosa piuttosto seria, stiamo parlando della vostra vita futura. La religione e la filosofia qui non c'entrano. Poi, per quelli di voi che hanno una religione o una filosofia di vita, ce l'hanno già, sono probabilmente avvantaggiati perché hanno qualcosa in più che li aiuta a tenere una direzione. Com'è il mercato del lavoro oggi? È un problema perché lo sentite tutti i giorni, più di me che non ascolto solo telegiornali italiani, i posti di lavoro che sono disponibili sono sempre di meno e le persone che sono senza lavoro sono sempre di più. Quindi la concorrenza per quei posti di lavoro è diventata più alta. C'è una competizione molto forte. Per poter in qualche maniera risaltare in una situazione del genere, in una situazione piuttosto piatta, perché quando uscite dalla scuola potete essere stati molto bravi o un po' meno bravi, però alla fine le differenze saranno molto più basse, molto più piatte di quanto voi possiate pensare. Quindi vi serve una marcia in più per mettervi in evidenza, perché se rimanete semplicemente fermi, allora siete come tantissimi altri, non avete niente in più che vi faccia preferire a qualcun altro. Vi serve qualcosa in più, un po' come quella bicicletta che ovviamente funziona con i pedali, ma funziona anche con un motore elettrico. Allora, per poter pensare a cosa fare in futuro avete bisogno di chiarirvi probabilmente le idee. Allora possiamo cominciare con due domande, semplici semplici. Dove voglio essere e cosa voglio fare per realizzare la mia vita? Se vi sembra difficile, state tranquilli perché io probabilmente ho il doppio dei vostri anni ed è una domanda che può essere difficile anche per me. Ma mentre per me una strada è già più o meno tracciata, poi si è liberi di cambiare in qualsiasi momento, come Alessandro vi ha descritto nel seminario precedente, che ha mollato tutto e si è messo in proprio, per voi questa cosa può essere più difficile da vedere. Allora prendiamo queste due parti una per volta. Provate a pensarvi fra 5 anni o fra 10 anni e provate a pensarvi in diversi posti nel mondo e cercate di capire qual è la situazione che vi fa sentire meglio, la situazione che vi fa sentire più sereni. Vi
fa sentire meglio pensare che resterete nel paese dove abitate, dove siete nati? Oppure, vabbè, magari al paese no, però in Sardegna. Oppure, se ci allarghiamo un pochino, basta che sia in Italia, vado ovunque. In Europa, però anche quale parte dell'Europa? Perché se dall'Italia vi spostate verso nord o verso est, trovate delle culture che sono abbastanza diverse da quella che abbiamo qua. Quindi non è semplicemente considerare l'Europa come qualcosa di omogeneo. Poi ci sono gli estremi. Andrei ovunque, basta che non sia qui. Oppure andrei ovunque tranne che non so dove. Io per esempio non andrei mai in posti dove ci sono guerre o attentati in continuazione. Non andrei mai a lavorare in Iraq anche se mi coprissero d'oro, per esempio. Non andrei mai in nessun posto dove ci sono due etnie in conflitto e che pensano che sia perfettamente normale far saltare in aria un ristorante con tutta la gente che c'è dentro. Magari ci sono anch'io. Questa è la prima parte. Se pensate a voi stessi e provate a fare questo percorso a cerchi concentrici, dov'è che vi fermate? C'è qualcuno che ci vuol provare a rispondere o andiamo avanti? Ok. Allora, io penso alla mia vita fra... Io in questo momento abito in Norvegia. E voglio cercare di capire come deve evolvere la mia vita, la mia carriera lavorativa, nei prossimi 5 anni. Allora, posso pensare, resto in Norvegia. Quanto mi fa piacere pensare questa cosa? Oppure, torno in Sardegna. Magari questo mi piace di più. Oppure no, anziché andare in Sardegna o in Norvegia, voglio andare in Olanda. In Olanda si lavora bene, voglio andare in Olanda. Posso pensarmi in diversi posti e una di queste destinazioni magari mi fa sentire più tranquillo. Per qualche motivo, ognuno ha i suoi. Questa è la prima domanda da farsi. Poi c'era la seconda parte che riguardava il fare. Provare a pensarsi in situazioni diverse e vedere qual è quella che ci fa sentire più sereni. Io, per esempio, a pensarmi a fare, non so, l'impiegato di banca, forse non lo farei. Il calciatore è meglio per le squadre di calcio che io non lo faccia, e così via. Allora, se pensate a alcune situazioni, e qui ve ne ho suggerito una manciata, sposarsi, avere dei figli, occuparsi della famiglia e dei bambini, oppure fare, lavorare nello spettacolo, ballerino, cantante, musicista, calciatore, ferroviere, impiegato, occuparsi di informatica, visto che diverse scuole che vengono qui fanno anche informatica come materia, oppure una scelta possibile, non fare assolutamente niente e farsi mantenere, per chi vuole e per chi ci riesce. Allora, quale di queste situazioni, se vi ci pensate dentro, vi fa stare meglio? Qualcuno è riuscito, anche senza dirmi esattamente la cosa, ma qualcuno di voi è riuscito a immaginarsi in un dove e facendo qualcosa e si sente tranquillo? Basta alzare la mano. Ok, se vi può consolare è perfettamente normale, perché grazie a Dio alla vostra età il progetto è completamente aperto, quindi avete veramente tutte le strade aperte o quasi tutte. Quindi il futuro, se pensare a 5 o a 10 anni, non è come per me che può essere pensare a 45, quando avrò 45 o 50 anni. 5 anni o 10 anni per voi sono una fetta consistente della vita che avete già vissuto. Allora, se un orizzonte a 5 o 10 anni è troppo lontano, proviamo a cercare di semplificare la cosa e portare l'orizzonte a oggi. Sull'oggi mi aspetto che siate bravissimi, perché probabilmente sapete rispondere a questa unica domanda. Che cosa mi appassiona oggi? Proviamo a definire che cos'è questa passione, perché possiamo darle tante sfaccettature.
vediamo quelle che ci interessano per questo particolare seminario. Una cosa ci appassiona quando intanto farla ci piace. Quando magari c'è una fatica associata al fare questa cosa, ma quella fatica noi la affrontiamo senza sforzo perché ci piace. Quando appena abbiamo un momento libero ci dedichiamo a questa cosa, oppure facciamo anche di peggio, cioè cominciamo a buttare via roba intorno per farci spazio per poter fare quella cosa che ci piace. La foto di Federica Pellegrini non è lì per fare colore, è perché allenatori che l'hanno allenata quando era bambina o ragazzina si ricordano che quando finiva l'orario dell'allenamento tutte uscivano dalla vasca e lei era sempre: possiamo fare un altro paio di vasche? Questa cosa, nuotare, le piaceva e non le pesava quanto magari pensava alle altre che invece non aspettavano che l'ora di uscire dalla piscina per andare a farsi i fatti loro. Bene, se riuscite a identificare una cosa che vi piace a tal punto che la fareste diventare anche un lavoro, allora probabilmente avete trovato una chiave. Perché potete anche accontentarvi di essere il migliore della vostra classe o dell'istituto, o semplicemente di sbarcare un'interrogazione con un voto decente. Ma per avere un lavoro dopo, per mettersi in evidenza dopo, queste cose che vi sembrano così grandi sono assolutamente niente. Lì fuori siete voi e persone che hanno fatto la vostra stessa scuola, il vostro stesso corso di studi, che sapete più o meno le stesse cose, chi un pochino meglio, chi un pochino peggio. Ma siete tutti più o meno lì. E non c'è nessuno che possa accontentarsi semplicemente di questo per essere notato. Per poter essere notati bisogna essere eccezionali, ma attenzione, non eccezionali nel senso che bisogna essere chissà che cosa, eccezionali proprio nel senso del termine, eccezioni, ovviamente in positivo, rispetto a una massa che è più o meno piatta. Facciamo un esempio forse eclatante, perché questo è stato veramente un mostro, però portando le cose agli estremi forse ci capiamo meglio. Questo signore, Linus Torvalds, è quello che ha scritto Linux all'inizio. Adesso chiaramente non lavora più da solo, però studiava alle scuole superiori, poi ha fatto anche l'università, ovviamente si è preso la sua laurea, ma non è che si accontentasse di sbarcare le interrogazioni di informatica, a lui le cose piacevano. Lui si è comprato un 386 a rate e voleva capire come funzionava veramente. E per farlo non ha trovato niente di meglio che scrivere il nucleo di un sistema operativo. Potete stare sicuri che fra tutti i diplomati, tutti quelli che sono diplomati insieme a lui, sicuramente non erano in 10 quelli che potevano dire: sì, io ho fatto questo e quest'altro e ho anche scritto un sistema operativo. Ora, non tutti qui dentro si metteranno a scrivere un sistema operativo, ma spero di avervi fatto passare il concetto. Non è semplicemente accontentarsi, e scrivere un sistema operativo a lui è costato, ma un conto sarebbe stato farlo per compito senza che gli interessasse veramente, e un conto è stato farlo perché gli piaceva farlo. Sicuramente ha faticato molto meno. È chiaro cosa intendo per essere eccezionale? Se no accetto domande, mi piacerebbe che il concetto fosse chiaro. Ok, evidentemente lo è, meglio. Allora, come si diventa eccezioni? Ci si può provare lavorando sodo, però come ho detto è faticosissimo. Io non credo che non mi sarei mai potuto laureare in giurisprudenza, probabilmente, o se avessi voluto farlo magari ci sarei riuscito, ma mi sarei ammazzato rispetto ad altri a cui invece la materia piaceva.
magari ci avrà impiegato 15 anni e con pochissima soddisfazione. Però se in quello che fate c'è la passione, allora il gioco cambia, perché fare le stesse cose non vi pesa più. Allora, se avete un'idea di quello che veramente vi appassiona fare, se avete un'idea, se la sapete chiamare per nome, la vostra passione di oggi, rispondere a quella domanda "dove voglio essere" diventa più facile? Guardate che importante, perché quello che vi piace fare può anche essere la cosa che vi porta ad andarvene lontano da dove siete adesso. Facciamo un esempio terra a terra per capirci. Qualcuno di voi può avere l'ambizione di diventare un bravo calciatore a livello internazionale. Prego? È un'ambizione perfettamente, come dire, perfettamente legittima. Però è chiaro che se uno vuole diventare un calciatore a livello internazionale non può pensare di farlo rimanendo in Sardegna, perché le occasioni che ha rimanendo in Sardegna per mettersi in evidenza mondiale sono poche. Abbiamo il Cagliari che è in Serie A, ma finisce lì. Se uno vuole mettersi veramente in evidenza dovrà considerare il fatto di andare a giocare con un club più importante, per esempio in Italia, poi da lì passare ad altri. Quindi è questo che intendo. Può essere la vostra passione che in qualche maniera vi guida e vi consiglia di andarvene da un'altra parte. Parliamo di andare. Andare dove? Rimaniamo su questo esempio. Voglio fare il calciatore e andrei ovunque per riuscirci. Bene, mi dispiace darvi una delusione, ma ovunque non fa parte delle destinazioni possibili. Non esiste. Per due motivi. Il primo è che dovete fare i conti con i legami che avete qui. E il secondo, che non potete pensare di andare in qualsiasi posto al mondo senza esservi preparati un minimo. Questo non esiste. Se mi date due secondi, perché io venendo da Oslo, con 3 gradi e la pioggia, a qui, mi sono preso il raffreddore e il mal di gola, quindi datemi solo un secondo e continuo. Per quello che riguarda i legami, scusatemi, per quello che riguarda i legami, esistono appunto delle cose che non potete non considerare per quello che riguarda i rapporti che voi avete con altre persone qui. La vostra famiglia, a meno che, e non ve lo auguro assolutamente, a meno che la vostra situazione familiare non sia disastrosa, al punto che la fuga in qualsiasi posto del mondo, veramente, basta che non sia vicino alla famiglia, sia l'unica cosa che potete desiderare, e nuovamente non lo auguro a nessuno, a meno che non sia quella la situazione, allora i legami familiari sono molto forti. E possono diventare anche degli alibi. Allora, ci possono essere dei legami di tipo passivo. Per esempio, avere un genitore che è malato o invalido, o comunque qualcuno in famiglia che ha bisogno di assistenza. Allora possiamo pensare, ma cosa faccio? Me ne vado proprio quando ci sono delle persone nella mia famiglia che hanno bisogno di me. Può essere vero. Può essere anche il nostro cervello che ha questi meccanismi e cerca di prenderci in giro semplicemente per coprire il fatto che non abbiamo il coraggio di fare un passo del genere.
perché è un passo che richiede del coraggio. Oppure può essere il contrario, possono essere per esempio i genitori che fanno resistenza perché non vogliono che i figli si allontanino. È una cosa perfettamente normale. Però se veramente facciamo delle considerazioni oneste, possiamo provare a pensare se i nostri genitori fra 5 anni o fra 10 anni preferiscano ancora averci vicini e non realizzati, oppure se siano tristi di saperci lontani, ma contenti perché stiamo facendo qualcosa che ci piace, perché ci siamo costruiti una famiglia e tutto il resto, ci siamo costruiti una vita da un'altra parte che ci soddisfa. Però la cosa veramente importante, è essere molto onesti con se stessi. Cercare di non trovare delle scuse per le proprie mancanze di coraggio. Vedremo dopo questo punto, lo vedremo meglio. Poi ci sono legami di amicizia. Oggi è più facile. Bisogna solo abituarsi all'idea che con gli amici ci si vedrà di meno e ci si sentirà di meno. Però veramente oggi con Skype, social network, tutto quello che vi viene in mente, tenersi in contatto è diventato molto più facile. Però bisogna essere pronti alla separazione fisica dagli amici. E poi qua ci sono, scusate il termine, i casini più grossi. Perché se è vero che voi avete una famiglia e avete degli amici che vi complicano una decisione di andarvene da qualche parte, anche l'altra persona avrà le stesse cose. Quindi prendere una decisione che può essere andarsene insieme o separarsi o addirittura troncare un rapporto può essere seriamente doloroso. Allora, come si fa a venirne fuori? Io per me stesso non ho ricette. Due lezioni me le ha lasciate mio padre e io ve le regalo. La prima, che potete prendere in giro gli altri e riuscirci e considerarlo un successo. Ma se prendete in giro voi stessi, avete perso in ogni caso. State tranquilli che prima o poi quella decisione verrà e vi chiederà il conto. Può essere un mese, 2 anni, 10 anni. Tornerà, vi chiederà il conto proprio nel momento in cui non potrete farci più niente per cambiare le cose. La seconda è che gli uomini non sono bravi a controllare il futuro. Già col presente hanno difficoltà, col passato non ne parliamo. Non possiamo controllare il futuro. Allora l'unica cosa che possiamo fare è valutare onestamente, senza imbrogliarsi, onestamente gli elementi che abbiamo oggi per prendere una decisione. Poi possiamo fare la cosa giusta o scoprire 6 mesi dopo che abbiamo fatto una fesseria. Però 6 mesi dopo abbiamo più elementi di quelli che avevamo quando abbiamo preso la decisione, quindi non possiamo rimproverarcelo. Non possiamo rimproverarci di aver preso la decisione che per tutto quello che sapevamo quando l'abbiamo presa era la decisione migliore. Non è razionale rimproverarsi una cosa del genere. Queste sono le 2 lezioni che vi posso lasciare per aiutarvi in questo compito. Poi abbiamo detto la seconda parte: ovunque non è una destinazione possibile. Perché sono così categorico? Perché ovunque non può essere possibile? Facciamo qualche esempio. Qualcuno a cui piacerebbe andare a lavorare all'estero? Una mano? Benissimo. Allora, tu che sei più vicino, così forse si sente anche qui, dove vorresti andare? Germania. Benissimo. Hai idea di quale sarebbe lo stipendio minimo che potresti accettare in Germania per poter vivere dignitosamente? Ok.
soprattutto perché posti diversi della Germania hanno prezzi, costo della vita molto diverso. Credo che Monaco e Colonia siano abbastanza distanti. Altra cosa, quanto è importante parlare la lingua del posto? Ci sono posti dove parlate in inglese e va bene. Parlare la lingua del posto è sempre la cosa migliore dal punto di vista di crearsi delle relazioni sociali decenti, per non sentirsi in una bolla separati da tutti gli altri, questo è chiaro. Però da un punto di vista lavorativo può non essere indispensabile. Però ci sono anche posti come l'Italia o la Spagna, dove a meno che non si lavori per aziende veramente internazionali, dove ci sono impiegate da tutto il mondo e quindi bisogna parlare inglese per forza, non sapere la lingua del posto è un handicap. Vuol dire perdere occasioni di lavoro. Ricollegato a questo, quanto è importante parlare l'inglese? Vi ho lasciato fino adesso tutta una serie di domande a cui dovete cercare di rispondere per chiarirvi cosa volete fare in futuro, cosa vi piacerebbe fare in futuro. Vi consiglio anche, se volete fare questa cosa, se volete prepararvi, vi consiglio di scrivervi le domande e le risposte, perché lo vediamo fra poco quando parleremo di ricerca di lavoro, quando si cominceranno a avere delle delusioni, cercare un lavoro e non trovarlo, allora è molto importante avere una cosa davanti che ci richiama perché stiamo impazzendo dietro a qualcosa. Perché se lasciate tutto a memoria, come ho detto, il cervello è molto bravo a deformare le cose per proteggerci. Invece è importante avere sempre chiaro a se stessi la motivazione per cui si sta facendo una certa cosa o la motivazione per cui una certa scelta non si è fatta. Ok, allora, passione, legami familiari, dove andare, analisi. Manca ancora qualcosa, vero? Manca qualcosa perché poi andate a guardarvi i giornali, le offerte di lavoro, cercasi persona con esperienza. Porca miseria, se l'esperienza non me la fai fare, come faccio? Allora, se non ci fanno lavorare perché vogliono persone con esperienza e ci serve l'esperienza, dobbiamo trovare qualche trucco per avercela questa esperienza. Bene, voi non ci crederete, ma la passione è ancora una volta la chiave qui. Facciamo esempi tolti dall'informatica perché è l'ambito in cui lavoro. Se qualcuno lavora o studia in ambiti diversi dovrà un po' trasporre le cose al suo campo. Io chiaramente non avevo la competenza per farlo. Allora, cosa si può fare per farsi esperienza senza avere ancora cominciato a lavorare? Suggerimento numero uno, uscire dal nido. Cosa significa? Abbiamo tutti delle zone, delle conoscenze in cui ci sentiamo a nostro agio, degli ambiti in cui ci muoviamo a nostro agio. Per esempio, parlando di informatica, potreste sentirvi perfettamente a proprio agio, a vostro agio, usando Windows. Bene, uscite dal nido, usate qualcos'altro, come vostro sistema principale. Visto che siamo a Linux Day, potrei dirvi potete provare a usare Linux. Magari qualcuno lo usa già, magari usa Ubuntu, ok. Qualcosa di più spartano, una Debian, una Slackware. Oppure fate proprio un bel salto lungo, lungo, lungo. Mollate tutto e provate FreeBSD. Quando vi ritrovate su un sistema completamente sconosciuto a doverlo far funzionare, allora vi assicuro che c'è da imparare parecchio e lo imparate a vostre spese perché dovete usarlo. Oppure, se a scuola vi insegnano un certo linguaggio di programmazione, voi imparate anche un altro per conto vostro. Se vi insegnano C Sharp, imparate Java. Se vi insegnano Python, provate a imparare il Ruby o il Perl. Fatevi un'esperienza che a scuola non vi fate, non accontentatevi di quella dell'esperienza che fate a scuola. Se siete già bravini con tutte queste cose,
siete bravi anche a gestire un sistema operativo per conto vostro, per usarlo voi, provate a gestirne uno dove ci sono altri utenti, provate a risolvere i loro problemi. Vi assicuro che c'è da rompersi le scatole e quindi da imparare parecchio. Se avete imparato a configurarvi il router e l'access point a casa, non accontentatevi di quello. Sono 4 numeri in una maschera e avete finito. Provate a studiare i protocolli di rete, capire come funzionano veramente le cose. Insomma, uscite dalla vostra comfort zone, come la chiamano, e avventuratevi da qualche parte per fare esperienza. Secondo suggerimento: tentare un progetto impossibile. Qualcuno sa che cos'è quel trabiccolo? Sì. Ok, ho sentito dei mormori. Vabbè, è il primo aereo dei fratelli Wright. Bene, ovviamente quando loro hanno fatto questa roba era un progetto impossibile. L'uomo non poteva volare. Ora, cosa significa per voi? Provate a iniziare un progetto così grande che sapete già dall'inizio che non riuscirete a portare a termine. Per farvi due esempi stupidi, provate a scrivere un browser per internet o un motore di database relazionale. Non lo porterete a termine. Se lo porterete a termine anche usando librerie, eccetera, eccetera, magari non lo vorrà usare nessuno. Però vi assicuro che avrete un bagaglio di esperienza alla fine che non molti altri avranno. E poi, un esempio che ho fatto anche l'anno scorso, se dovessi trovarmi a intervistare a un colloquio di lavoro due persone, una che è semplicemente uscita da scuola con le conoscenze che si è fatta a scuola e l'altro che ha fatto questo tipo di esperienze, uno mi viene a dire: ma ho studiato il C# a scuola. Quindi cosa sai fare? E uno che mi viene a dire: ho provato a scrivere un browser per internet. Non è importante che ci sia riuscito. Io voglio sapere cosa ha imparato, a cosa gli è servito, perché l'ha fatto. La cosa diventa più interessante anche dal punto di vista di chi sta intervistando la persona. E veramente la cosa che volete è che alla persona che vi troverete di fronte interessi quello che avete da dirle. Altra cosa, questa l'anno scorso ha fatto rizzare i capelli in testa a due ragazze che c'erano proprio in quella fila. Fare uno stage. Allora, io non so che concetto abbiate di queste cose. Probabilmente negativo, perché purtroppo è vero che molte di queste cose organizzate in Sardegna erano utilissime alle aziende per drenare soldi regionali. Utilissime. Peraltro, no, non interessava quello che aveva da fare lo stagista, non interessava che avesse applicazioni per l'azienda o no. Normalmente lo stagista non veniva neanche pagato, cara grazia che gli dessero i buoni pasto, così almeno poteva mangiare senza doverselo pagare di tasca. Se avete remore di questo tipo lo capisco, non sto parlando di quegli stage. Sto parlando di stage eventualmente anche all'estero, dove siete pagati e dove di fatto per 3 mesi, per 6 mesi, siete parte di una società. State facendo dentro una società un'esperienza lavorativa prima di iniziare a lavorare. Se la società ha anche un certo nome, è un'esperienza che sul curriculum ha una risonanza molto forte. Può voler dire, se è uno stage estivo, che tornerete a casa, sarete più bianchi dei vostri amici. Vabbè. Poi loro avranno tempo per abbronzarsi da disoccupati. Forse. Qualsiasi cosa decidiate di fare, non mettetevi in testa di spaccare il mondo da soli. 15. Non mettetevi in testa di spaccare il mondo da soli, perché siete molto fortunati rispetto a 20 anni fa a avere tutto quello che serve, probabilmente a disposizione, per fare rete. Ci sono cose come GitHub su internet per condividere lo sviluppo di qualche cosa. Avete normalmente, in molte zone della Sardegna, purtroppo non tutte, c'è la possibilità di avere degli ADSL, per cui scambiarsi dati, anche quantità
considerevoli non è più un problema, o lo è relativamente. Sfruttate tutte le possibilità che avete per fare rete con persone che condividono i vostri stessi interessi e la vostra stessa passione. Entrate in associazioni, non abbiate paura a chiedere su un problema, soprattutto se prima ci avete studiato sopra. Se vi siete rotti il cranio, una domanda è ben accetta. Se chiedete per far fare i vostri compiti a qualcun altro, state tranquilli che risposte ne riceverete ben poche. Offrite la vostra esperienza agli altri, per quanto piccola sia, e fatelo in maniera educata. La propria esperienza non è qualcosa che si deve far pesare agli altri. Avete avuto la fortuna di fare esperienze che altri non hanno fatto. Non è qualcosa che potete far pesare, non ne avete il diritto. Tutto questo vi può servire. Ci sono domande o passiamo al curriculum? Perché mi dicono che il mio tempo sta scarseggiando, c'ho meno di 10 minuti. Conto fino a 3 e mi bevo un po' d'acqua. 1. Prego. Sì, è vero, infatti proprio poco fa ho detto fatevi queste domande, scrivetevi le domande e le risposte e tornateci, perché è sempre importante rimotivarsi, sapere perché si sta facendo una cosa, perché le motivazioni si perdono, è facilissimo perderle, perché si è fatta una scelta, si può anche non ricordare dopo un anno con una certa precisione. Allora, il curriculum, sfatiamo subito una leggenda che è causa di tanti disastri. Il vostro curriculum, il curriculum, non esiste. Non esiste un curriculum che voi scrivete e mandate per 200 offerte di lavoro diverse. Non esiste. Esiste un curriculum fatto apposta per ogni offerta di lavoro alla quale vi volete candidare. Perché ogni offerta di lavoro è diversa. Se un'offerta di lavoro vi richiede una certa esperienza in qualche cosa, è quella che deve risaltare. È inutile che ci mettete dentro un sacco di roba che loro non interessa. Non pensiate che staranno lì a leggersi tutto quello che scrivete, almeno all'inizio. Faranno, grazie, una scansione rapida del curriculum, della prima pagina. Se trovano quello che gli interessa a colpo d'occhio, bene, se no, arrivederci. Non scrivete 10 pagine, non se le leggerà nessuno. Chi riceve il vostro curriculum ne riceve altri 100, altri 200. Secondo voi se li legge da capo a fondo tutti quanti? Un curriculum di 10 pagine è la cosa migliore per alimentare il cestino della cartaccia della persona che lo deve leggere. Chiaro? Una possibilità per essere pronti a candidarsi a tutte le offerte che vi interessano è scrivere un documento, quello sì, grande, con tutte le cose che avete fatto, magari la stessa cosa in livelli di dettaglio diversi, e poi alla fine, per una certa offerta, comporre
a ritagli, come un puzzle, il curriculum per quella offerta, per quella candidatura. Per lo stesso motivo, non mettete in cima al curriculum nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di email, profilo Facebook. Vi siete mangiati un quarto di pagina che poteva invece servire per mettere in evidenza che eravate il candidato giusto per quel lavoro. Altra roba è passata nella pagina di dietro che magari non verrà neanche letta. Quindi i contatti metteteli pure in coda. Mettete all'inizio il vostro nome ovviamente e anche la vostra qualifica in un certo senso, ma poi basta. Il resto, se veramente siete interessanti, se lo vanno a cercare, lo vanno a trovare. Non sbatteteglielo in faccia sulla prima pagina, perché non hanno ancora deciso se vi interessate, quindi l'indirizzo è proprio una delle cose che non staranno a guardare. Quando vi chiedono la foto, o se vi viene il dubbio, metterci la foto, serve, non serve? Sì, dipende. Se uno si deve candidare per modello o modella, allora probabilmente c'è una ragione per cui vi chiedono la foto. Ma se uno si deve candidare come programmatore, perché mi chiedi di vedere la mia faccia prima di parlarmi di persona? Magari c'è una ragione. Comunque fatevi la domanda. Perché la faccia è così importante? È un'azienda che discrimina fra persone di colore o uomini, donne? Perché vogliono vedere una faccia? Il formato europeo è una colossale porcheria perché è dispersivo, prende un sacco di pagine, sembra un certificato medico, non serve a niente, serve solo per disperdere informazioni che voi vorreste che fossero viste subito. Se vi obbligano a usarlo, lo dovete usare, ma se avete la possibilità di non usarlo, non usatelo. Fatevi le vostre due facciate mettendo in evidenza le cose importanti e lasciate perdere il formato europeo. Poi una cosa molto importante, sempre nell'ottica di risaltare, non sparate balle e non scrivete cose che potrei scrivere anch'io. Io se mi dovessi candidare a una posizione di cuoco, posso scrivere che sono bravissimo a fare certe cose. Non posso scriverlo. Poi magari alla prova dei fatti non le so fare, però lo posso scrivere. Quindi non scrivete che siete bravi a programmare in C++. Non scrivete che siete bravi a coordinare un lavoro di gruppo. Può scriverlo chiunque. Scrivete che in C++ avete fatto un programma che faceva questo. Scrivete che in un lavoro di gruppo avete sviluppato questo e la tua parte era questa e faceva una certa cosa. Quello è far vedere a chi sta leggendo il curriculum che avete una certa esperienza. Dire che ce l'avete e basta, lo può fare chiunque. Non vi mettete in evidenza così. La lettera di presentazione, ci sono diverse correnti di pensiero, se serva o non serva. La risposta è che serve. Purtroppo ho imparato che in diversi posti nel mondo hanno delle idee diverse su come debba essere la lettera di presentazione. Qualcuno la vuole lunga, che gli racconti di tutto. Qualcuno vuole semplicemente qualcosa di descrittivo che gli faccia vedere che voi siete un buon candidato. Comunque, in ogni caso, deve invogliare chi la riceve a leggere il curriculum. Quello è lo scopo fondamentale. Non è necessariamente una sintesi del curriculum, ma deve mettere in evidenza che voi avete le caratteristiche che stanno cercando. Come per il curriculum, evitate cose che chiunque può scrivere. Date casomai dimostrazioni che certe cose le sapete fare. E soprattutto, se l'idea di fare quel lavoro vi piace, se veramente vorreste essere lì in quell'azienda a fare quel lavoro perché sarebbe bellissimo, questa cosa dovete farla vedere. Non aspettano altro, dovete farla vedere. Sono abbastanza accorto coi tempi. Comunque, appurato che non potete candidarvi a qualunque posizione nel mondo,
appurato che dovete capire che cosa vi piacerebbe fare per essere più selettivi, perché non potete mandare 200 candidature al mese. Non esistono 200 lavori che vi interessano in un mese e non esistono ogni mese, non è possibile. State sbagliando qualcosa. Servono tempo, serve pazienza, serve coraggio, perché saranno più le risposte alle quali, le candidature alle quali non riceverete risposta rispetto a quelle che ve la daranno. Prendetevi i successi che vi arrivano, anche avere una risposta non automatica. Sì, il tuo curriculum è interessante, ma abbiamo preso un altro, qualcuno più bravo di voi lo troverete sempre. Stavolta è andata male. E come abbiamo detto prima, richiamarsi le motivazioni per cui certe cose, certe scelte sono state fatte, perché vi state ammazzando a mandare quei curricula in giro, magari perdendo un fine settimana dietro l'altro per diversi mesi. Organizzatevi, non sparate fuori le candidature e basta. Prendete appunti, perché tipo il testo dell'offerta, il testo della lettera e del CV che avete mandato, le informazioni che avete raccolto sull'azienda, fatelo, perché ci tengono. Se vedono che vi siete interessati a quello che fa l'azienda, avete tutto da guadagnare. Capiscono che non state cercando un posto qualsiasi. Quell'azienda vi interessa. Le date su cui avete visto su cui avete visto l'offerta, il sito su cui avete visto l'offerta, se era qualcosa su internet o il giornale, e la data in cui vi siete candidati. Dopo che ne avrete mandato una ventina e vi richiama quello della prima, avere qualcosa da frugare per, ah sì, questo mi ero candidato, era questa cosa qui, avere qualcosa che ci permette di fare mente locale, evita, per dirla in norvegese, di fare la figura che subisce al luau. Stiamo arrivando alla fine, avete domande? Abbiamo pochissimo tempo, se ce li avete, se avete domande non fate i timidi proprio adesso. Allora, se desiderate contattarmi e approfondire qualcosa, quello è il mio indirizzo di email. Se per i professori vi interessa avere delle repliche di questo seminario a scuola, potete contattarmi, eventualmente vi lascio anche un biglietto da visita. Io, quando troverete questa presentazione sul sito del Linux Day, troverete anche alla fine, non la vediamo adesso perché non c'è il tempo, ma c'è una piccola bibliografia di siti e di documenti che potete guardare per aiutarvi con la ricerca di lavoro. Questo è tutto, buona ricerca e in bocca al lupo.